Mauro Bertacchini, direttore di una Pontremolese che in settimana, grazie alla vostra segreteria, ha vinto una partita con la Camaiore. Ci spieghi un po' cosa è successo? Erano 3 punti scontati, perché poi Camaiore aveva utilizzato... Scontati finché non ve li hanno... cioè, dopo che ve li hanno dati erano scontati. Sì, certo, certamente. Non è mai scontato mai niente. Scontato nulla, hai ragione, la giustizia sportiva deve avere il suo corso. Certo. Comunque, appunto, il Camaiore aveva schierato un giocatore non tesserato, quindi abbiamo approfittato di questa svista, dispiace per i colleghi del Camaiore, ma abbiamo dovuto approfittarne. E 3 punti che per noi sono fondamentali per la lotta per la salvezza. Il momento, abbiamo detto anche col mister, è abbastanza difficile, adesso addirittura è mancato anche Occhi Pinti oggi, siete un po' in difficoltà con la rosa, ci saranno degli interventi in questo mercato oppure cercate di passare il momento, diciamo così, senza soffrire troppo sul terreno di gioco? Ma parto dall'ultimo, come sofferenza penso che dopo 8 sconfitte consecutive si possa parlare di una sofferenza infinita. Abbiamo veramente non solo Occhi Pinti, oggi mancava anche Menichetti, ma si aggiungono ai giocatori che sono fermi, da Gargioli, Gandolfi, Filippi, Giacomo, Spagnoli. E magari giocatori tra l'altro importanti, mi scusi se l'ho interrotto. Titolari movibili in questa squadra, quindi un grazie ai ragazzi che li stanno sostituendo in maniera decorosa, perché comunque si perde ma sempre di misura e sempre comunque dando l'impressione di poter fare qualcosa di più. È chiaro che stiamo soffrendo, è un momento delicatissimo, e potenzieremo la rosa con 3-4 innesti, ma soprattutto perché numericamente ci sono alcuni giocatori che non sono recuperabili, perché qualcuno è gravemente infortunato, quindi lo rivedremo a marzo-aprile, qualcuno ha fatto altre scelte, quindi dopo alla fine abbiamo bisogno proprio numericamente di 3-4 elementi. Quindi la salvezza è l'obiettivo della Pontremolese? Guarda, io dico la verità, siamo partiti, e questa era la mia intenzione, per centrare i playoff, perché con la rosa al completo sono convinto tuttora che avremmo potuto fare quello. La gestione precedente, perché non mi dimenticherò mai di sottolinearlo questo aspetto, purtroppo, e tantissimi infortuni, e sfortuna vuole, ci ha condizionato a tal punto che ora dobbiamo guardare esclusivamente la lotta per la salvezza, cioè dobbiamo giocare lottando per non retrocedere. Questo ora diventa veramente il primo obiettivo, non retrocedere e salvare la categoria. Grazie, in bocca al lupo. Prego a voi. Grazie.